Ragazzi, quasi dimenticavo la parte più importante di tutto il video, vale a dire il tutorial effettivo su come realizzare questi disegni su Paint, su come disegnare questi simpatici omini, perché siete voi appunto che dovete mettervi in gioco e realizzare dei post, delle illustrazioni di Siccome Bill con le vostre idee. E io sceglierò la migliore che verrà pubblicata sui canali ufficiali di Siccome Bill. Quindi, anche se insomma non è necessaria chissà quale dote da un punto di vista grafico, vi spiego come muovervi su Paint. Quindi andiamo ad aprire il nostro programma preferito. Paint è presente in tutti i computer e come vedete io ho già le dimensioni insomma ottimali per le vignette di Bill a livello di foglio su cui lavorare. Voi probabilmente non le avrete e infatti dovrete andare a cliccare qui su Ridimensiona e indicare come pixel questi qui, 913x907. In questo modo avrete precisamente questa tavola da disegno e potete andare a disegnare il personaggio. Quindi come prima cosa selezioniamo la linea per fare il busto, insomma, di Bill, Billetta o chi volete, tanto si differenziano per poco i personaggi tra di loro, e lo andate a tracciare della lunghezza, insomma, che preferite, poi fate ad occhio, anche della dimensione che preferite. Io in questo caso, la metterei, ecco, metterei la più grande, quella da 8 pixel. Poi andrete sempre con la linea selezionata, ma con un'altra dimensione leggermente più piccola, perché appunto bisogna fare gli arti, a disegnare le braccia e le gambe, quindi le braccia in questo modo e le gambe. Poi con le freccette ovviamente potremmo spostare in caso dovessimo aver disegnato qualcosa un po' fuori dalle righe. A questo punto, per disegnare il viso di Bill, andiamo a selezionare lo strumento ellisse e lo tracciamo qui, cercando di farlo più le dimensioni giuste, insomma, né troppo grande né troppo piccolo. E dentro con lo strumento pennello ci andiamo a disegnare gli occhi con un semplice click, mettendo magari le dimensioni del pennello al massimo, sempre 8 pixel, qui, e cercando di farlo dritto qui. Insomma, in questo caso sono venuti storti, però potete spostarli selezionandoli appunto con il mouse e andando a spostare con le freccette. Poi la bocca potete farla o semplicemente utilizzando la linea curva, quindi lo strumento linea curva, andate a tracciare la linea della lunghezza che preferite e poi la modificate verso il basso, così appunto. Oppure, se preferite, potete semplicemente tracciare con lo strumento inserisci testo una parentesi tonda che poi girate e realizzate praticamente la bocca. Questo è Bill, insomma, nella sua versione classica. Ovviamente, se volete aggiungere Bill al telefono, basta andare a selezionare lo strumento del quadrato e aggiungere appunto un qualcosa di simile che assomiglia a un telefono. Ripeto, mi sento anche un po' in colpa a fare questo tutorial perché è una cosa veramente estremamente semplice e si basa tutto essenzialmente su queste forme. Quindi anche Bill, se dovete fare Bill a tavola, lo disegnate magari di profilo, quindi lo spostate un po' più di qua, eliminate le braccia in questo modo e le mettete verso il tavolo e qui ci andate a disegnare un tavolo sempre con le forme di Paint, quindi fate le gambe in questo modo. Se volete risparmiare tempo, fate copia e incolla perché così non dovete disegnare la stessa cosa uguale. Ecco qui. Un altro quadrato un po' più grandicello sopra per rappresentare il tavolo. Come vedete è semplicissimo. Poi dovete andare semplicemente a scrivere il testo effettivo della vignetta, che poi è la parte più importante, se vogliamo, del format. E quindi andrete a selezionare qui lo strumento di testo. Create la casella tenendo premuto il tasto sinistro del mouse e selezionate come font Arial Black dimensioni 30. A questo punto scrivete lui è Bill, Bill
sta facendo, insomma, quello che volete. Bill non, oppure Bill adotta un determinato comportamento, insomma, io qui lascio vuoto perché dipende dalle vostre idee. Io consiglio sempre di trovare un atteggiamento che voi ritenete sbagliato, quindi presentare la situazione in cui si trova Bill e dire perché Bill non fa quel comportamento sbagliato, magari per far ridere, anche inserendo un elemento ironico, insomma un'esagerazione, come vedete nelle vignette di Sano Chi Sta che sto pubblicando su Facebook ed Instagram. E poi appunto la solita conclusione, dopo che avete scritto tutto quello che preferite: Bill è intelligente e a capo, un po' spostato dalla riga del resto, sì, come Bill. Come vedete è tutto molto semplice. Poi potete andare a spostare le scritte se vedete che sono distribuite male all'interno della vignetta. E avete piena libertà, insomma, si tratta di Paint, quindi tutti sono in grado di utilizzarlo. E spero che in ogni caso vi sia stato utile. In bocca al lupo!